caso di femminicidio come reagisce la comunità? La comunità certamente si ritrova in uno sconforto totale, certo. Dopo 3 anni avere un nuovo caso fa davvero male soprattutto alla comunità che sta lavorando tantissimo nel sociale, sta mettendo a disposizione i centri antiviolenza, professionisti proprio per supportare quelle famiglie che vivono un disagio. Dobbiamo continuare a lavorare perché la morte di Imma ha dato un nuovo colpo alla nostra terra e noi certamente non ci fermeremo. Signore, quello che colpisce però è che unisce i due casi e che entrambe le donne avevano denunciato, però poi non era stato fatto niente. Com'è possibile? Si fa tanta retorica intorno all'importanza della denuncia, ma poi forse l'ordine non intervengono mai. Questo non saprei dire, perché io ho controllato anche i miei servizi sociali se c'era qualche comunicazione da parte della vittima, purtroppo non ne abbiamo trovato. Certamente avremmo potuto fare qualcosa in più con un'eventuale denuncia presso i nostri uffici. Molte volte riusciamo a risolvere quando sappiamo che esiste un disagio all'interno di una famiglia. È capitato anche ultimamente che grazie alle continue denunce noi abbiamo salvato una donna, quindi non bisogna aver paura di denunciare.